hanno giurato fedeltà alla Repubblica in una cerimonia congiunta gli allievi del 26esimo corso normali marescialli della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e gli allievi del 142esimo corso della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto. La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e delle più alte cariche civili e militari. Nessuno vi chiede e vi chiederà mai di essere o diventare degli eroi, ha detto il ministro Crosetto. Non dovete essere eroi, dovete essere giusti, dovete imparare a discernere tra il bene e il male e dovete imparare a farlo nel momento giusto, quando sarà importante scegliere tra il bene e il male, quando sarà importante ricordarsi che la divisa che portate vi impone di essere giusti, di guardare l'altro, di comprendere la situazione che vi trovate ad affrontare, consapevoli che non rappresentate voi stessi, ma rappresentate lo Stato. Un'interlocuzione che da sempre abbiamo con le Nazioni Unite per monitorare costantemente l'evoluzione della sicurezza in un teatro difficile come quello del Libano. Noi siamo uno dei principali contributori alla missione UNIFIL. A noi interessa la pacificazione dell'area della linea blu, che è il nostro compito, ci interessa anche constatare e verificare settimana per settimana, giorno per giorno, che le condizioni di sicurezza di tutti i militari, non solo quelli italiani, di tutti quelli della missione UNIFIL, sia sempre mantenuto. Quindi è una costante interlocuzione che abbiamo, nulla di strano e nulla di nuovo. Il Ministro della Difesa ha anche il compito di verificare che le condizioni di sicurezza dei suoi uomini ci siano sempre e permangano sempre. Difesa europea vuole dire difese di 27 paesi che riescono a cooperare come se fossero una sola nazione. È una cosa che ad esempio la Marina fa da anni. Quando una nave italiana si stacca e si associa a una nave francese o una nave americana, riescono a cooperare come se fossero navi della stessa, di una sola marina, ed è la stessa cosa che devono imparare a fare, lo stanno già imparando all'interno della NATO, l'esercito, l'aeronautica, e quindi lo schema è quello. Alla fine avremo forze armate di diverse nazioni che, quando è necessario, cooperano come se fossero una nazione sola. È una cosa che si costruisce col tempo, ma la NATO ci ha aiutato a farlo e i nostri rapporti bilaterali ci hanno aiutato già a farlo da molti anni, per cui non siamo lontanissimi a una capacità di questo tipo. Cosa manca ed è mancato è l'investimento nella difesa negli ultimi anni, perché noi pensavamo in Europa di non avere più bisogno di forze armate, lo pensavamo noi, la Germania, la Spagna, forse solo la Francia ha continuato a mantenere un investimento adeguato e dobbiamo recuperare gli anni persi. E Taranto è fondamentale perché la Marina è sempre più importante, come dimostra quello che succede nel Mar Rosso e sta succedendo adesso ad Hormuz, non solo per la difesa del paese ma anche per la solidità dell'economia del paese, dei traffici marittimi che sono fondamentali per la sopravvivenza dell'Italia. Noi abbiamo un'economia gran parte basata sui porti e sulla nostra capacità di importare ed esportare. Per cui un compito in più, oltre a quello della difesa, che la Marina assolve con grande successo e dignità, e Taranto è uno dei punti nevralgici su cui la Marina fonda la sua capacità, non solo di, come abbiamo visto oggi, di formare le persone, ma anche di capacità di assetti navali, di formazione e di rimessaggio di questi assetti. Questa piazza del Golfo d'Oppio, come richiamava prima il comandante generale dell'Arma, il capo di Stato Maggiore della Marina, è straordinaria. Vedete vedere dei ragazzi di 20, 19, 25 anni che decidono di giurare fedeltà al paese, ti riempie l'orgoglio, ma anche di responsabilità. Il mio dramma è che tutti i giorni mi confronto con un mondo che cambia e non cambia in meglio negli ultimi mesi, per cui la loro scelta è una scelta che io guardo con ancora più rispetto, perché so che chi si impegna adesso nelle forze armate si impegna con più difficoltà di come lo si faceva 15 o 20 anni fa, e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi, e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giurate voi? Lo giuro!
I familiari degli allievi, giunti in gran numero da ogni parte d'Italia, hanno seguito la cerimonia culminata nel momento in cui è stato pronunciato il rituale «Lo giuro», a suggello dell'ingresso di questi giovani marinai e carabinieri nella grande famiglia delle Forze Armate. Da oggi i militari saranno protagonisti di un'esperienza indelebile, preziosi custodi e divulgatori di valori e ideali che da sempre accomunano tutto il personale della Marina Militare e dei Carabinieri.